Linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo di separazioni e divorzi e lo facciamo in compagnia dell'avvocato Rossella Angiolini, avvocato matrimonialista che è stata più volte ospite anche del nostro programma. Ovviamente i telespettatori che hanno interesse a rivolgere domande all'avvocato Angiolini possono farlo telefonando allo 0575 182 8171 oppure mandando una mail a lineadiretta@teletruria.it, mail che poi ci sarà recapitata. Però ci sono già alcune domande di alcuni telespettatori che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare. Evidentemente questo è un argomento che interessa sempre molto, avvocato, soprattutto oggi. Devo dire purtroppo sì, perché c'è una crisi della famiglia enorme, molto diffusa. Stiamo diventando come la società americana, in cui le coppie si sposano, si separano, divorziano, poi risposano. Che poi in fondo è anche un po' contrario alla nostra tradizione, no? Molto contrario alla nostra tradizione. E quindi dico appunto purtroppo, perché poi chi è che ci rimettono? Essenzialmente sono i figli, sia quelli piccoli che quelli più grandi, quindi è un bel problema, sta diventando, sì. È un bel problema. Ho sentito parlare, ci rivolge una domanda una telespettatrice, di divorzio breve. Questo in verità è un argomento che è stato affrontato più volte anche dai maggiori organi di stampa, sì, perché ci sono state evidentemente delle novità. Ecco, la telespettatrice vuole sapere esattamente di che cosa si tratta. Dunque, questo divorzio breve è ancora soltanto una proposta di legge che il Parlamento non si decide ancora ad approvare. Credo sia stato approvato alla Camera, dovrà essere approvato al Senato. Perché altro che in Italia, tra tutti i paesi europei, in tutti i paesi europei, l'Italia è l'unica che per poter divorziare dobbiamo aspettare 3 anni dalla separazione. In nessun altro paese europeo, a cominciare, che ti posso dire, dalla Francia, dalla Romania, dalla Polonia, praticamente la separazione e il divorzio coincidono. Una coppia che non va più d'accordo divorzia e poi ovviamente può riprendere una sua vita autonoma, risposarsi se lo decide. Quindi ci c'è questa proposta di legge che prevede un divorzio breve, nel senso di ridurre o a 1 anno, in alcuni casi a 6 mesi, in altri casi il periodo che dovrebbe decorrere tra la separazione e il divorzio, ma ancora non è legge. Questo lo dico perché molte persone mi chiedono, dice, ma allora avvocato io posso divorziare? No, ancora no, se non sono passati 3 anni. Ecco, sono separato, ci scrive Giulio da Arezzo, ho un bambino di 5 anni, ho sentito parlare del diritto alla bigenitorialità e vuole sapere in che cosa consiste. Dunque, questa diciamo che è un diritto che è stato direi meglio specificato e meglio tutelato nella legge del 2006, nella quale è stato inserito l'affidamento condiviso. Che cosa significa bigenitorialità? Significa che il bambino ha diritto a continuare ad avere tutti e due i genitori anche quando i genitori si separano. Quindi, mentre prima nella precedente legislazione il bimbo veniva affidato alla mamma e il padre aveva solo, diciamo, un diritto di controllo sull'educazione che veniva data al bambino, adesso la posizione del babbo e della mamma è assolutamente paritaria. Quindi il padre decide insieme alla madre le decisioni più importanti per il figlio, intendo inerente all'educazione, alla scuola, l'istruzione. Quindi anche il padre è stato maggiormente responsabilizzato, come suo diritto e anche suo dovere, nell'educazione e nella crescita dei figli. Quindi le coppie che si separano si devono ricordare che è vero che sono una coppia separata o divorziata, ma se hanno dei figli si devono ricordare che saranno genitori per tutta la vita. Quindi questo significa bigenitorialità, un babbo e una mamma con gli stessi diritti e gli stessi doveri. E gli stessi doveri, però, avvocato, evidentemente c'è una riflessione di carattere generale che credo debba essere fatta. Dipende molto anche dal tipo di rapporto dei genitori, vale a dire se questi genitori si sono lasciati evidentemente in rapporto con un rapporto amichevole, in modo amichevole oppure conflittuale. Perché sono questo condiziona poi evidentemente l'educazione del bambino. E purtroppo nella maggior parte dei casi chi si separa, dico io usando un termine che metto sempre tra virgolette, difficilmente si separa educatamente, perché ci sono dei rancori sia per chi lo subisce la separazione, sia anche per chi ha deciso di mettere fine a questo matrimonio. Quindi questi rancori
inevitabilmente vanno poi a ricadere nel rapporto genitoriale. Quindi il padre che finisce per fare poi il padre nei fine settimana, quindi vizia i figli, la madre che invece li deve educare tutta la settimana e quindi più rigida, questo comporta ancora più frizioni tra i genitori. Ecco, ci vorrebbe molta intelligenza. E quella l'impressione che in situazioni del genere nasca e si sviluppi ancora di più una certa competitività tra i genitori? Quello sicuramente. Quello sicuramente, Luca, perché sa che cosa succede? Che i genitori, per attirare a sé i figli, danno quello che desiderano, gli danno quello che vogliono, che chiedono, comprano, e qui si fa, diciamo, il danno di questi ragazzi, perché non hanno più punti di riferimento, non hanno più dei punti fermi, non c'è più il genitore che dice di no. Oppure c'è il genitore che è costretto a dire sempre di no, che solitamente la mamma, e il genitore che invece nei momenti in cui li ha, anche umanamente lo capisco, l'ivizia è quello che chiedono, danno. Quindi è molto complicato fare i genitori quando siamo una coppia felicemente sposata. Una coppia separata diventa ancora più complicato. Sono una casalinga, madre di due figli, mio marito non vuole che io lavori perché devo occuparmi della famiglia. Quale regime legale può tutelarmi meglio? La signora chiede se la comunione oppure se la separazione dei beni. Dunque, quella che la tutela di più è la comunione dei beni, perché tutti i beni che vengono acquistati in costanza di matrimonio automaticamente diventano di proprietà dei due coniugi, sia del marito che della moglie. Quindi se la signora decide di dedicare la sua vita alla famiglia rinunciando anche ad un reddito, quindi a un lavoro, quello che il marito acquista, ma non solo che acquista, ma intendo anche titoli di credito, conti correnti, titoli di Stato, quindi tutto quello che rientra nel patrimonio disponibile della famiglia diventa titolare sia il marito che la moglie. Però vorrei fare una riflessione. Ecco. Cioè, in un certo senso mi fa sorridere che ancora nel 2015 ci siano, e ci sono effettivamente, Luca, delle coppie in cui il marito dice no, ti stai a casa perché devi fare la mamma. Non capisco perché non succede mai che una moglie dice al marito no, guarda, te stai a casa, tanto è un buon lavoro, la mantengo io, la famiglia, e te ti occupi come dei nostri figli. Come del resto accade sempre più spesso in molti paesi europei, certamente, penso all'Inghilterra per esempio. Certamente, in Inghilterra, in Svezia, in Danimarca, ecco, noi ancora ritornando al discorso della mentalità di prima, abbiamo questa mentalità che se una persona deve stare a casa, quella deve essere la mamma. Abbiamo parlato della mamma, del padre, parliamo adesso della suocera, perché sappiamo che un rapporto rischia di essere condizionato come? E spesse volte anche in modo negativo dalla presenza dei suoceri. Mia suocera vive con me e mio marito, è invadente, critica tutto quello che faccio, vorrei andare a vivere in un'altra abitazione con la mia famiglia, ma mio marito non vuole. Cosa posso fare, chiede la signora, per convincerlo? Perché spesse volte è una domanda che e come? Piuttosto allora, ricorrente, voglio dire, una situazione piuttosto difficile anche da definire. Molti matrimoni, certo, che vengono, io dico tra virgolette, proprio rovinati dalla presenza o del suocero, della suocera o dei suoceri. Allora, prima di tutto è un errore andare a convivere con i suoceri, credo che debba essere fatto se proprio non se ne può fare a meno, perché la libertà di una coppia, per una coppia, è indispensabile. Io mi immagino, ora è un paradosso, ma il solo fatto di andare in bagno la mattina, insomma. Ma assolutamente, ma la propria vita intima, uno è ovviamente è limitato, è legato da altre presenze che se sono familiari ma sono pur sempre estranee alla coppia. Quindi io consiglio sempre, specialmente fin dall'inizio alle coppie giovani, di andare a vivere per conto loro. Anche perché poi diventa un problema grave, perché nessun avvocato e nessun giudice può dirimere questa questione. Cioè, o la signora riesce a convincere il marito portando le argomentazioni più che giuste, che la signora va di una propria libertà, di una propria autonomia, altrimenti questo marito stia attento, o viceversa se si tratta dei genitori della moglie, perché in molti casi porta poi alla separazione, perché porta a una situazione di esasperazione. Ecco, io posso capire che poi i coniugi non vanno più d'accordo. Ecco, degli impedimenti oggettivi, vale a dire l'impossibilità, per esempio, di avere un'abitazione propria. Certamente. Tutto questo deve essere giustamente considerato. Però tendenzialmente è sempre bene avere comunque la propria autonomia, la propria libertà di coppia, anche per verificare se effettivamente il rapporto cresce. Giusto. Insomma, quindi sono delle valutazioni che in ogni caso devono sono essere molto fatte. Frequenti comunque queste situazioni di suoceri invadenti nella vita dei figli, del genero, della nuora, sull'educazione dei nipoti, insomma bisogna stare molto attenti. Molto attenti. Dopo 12 anni di fidanzamento ho scoperto che il mio fidanzato mi tradiva con la mia migliore amica.
una brutta scoperta, sì, questa davvero, crolla il mondo. Stavamo organizzando il nostro matrimonio, naturalmente non ci sposiamo più, come è evidente. Ho diritto al rimborso, chiede la signora, delle spese sostenute e alla restituzione dei regali. Allora, prima di tutto, un'osservazione che esula al lato giuridico, 12 anni di fidanzamento sono troppi. Un'esagerazione, cioè, o uno decide di andare a convivere, allora è una famiglia di fatto, è una convivenza simile, diciamo, a una situazione matrimoniale, può andare bene, altrimenti i rapporti piano piano finiscono per esaurirsi. Si annacquano. Comunque la signora ha diritto ad avere un rimborso di una percentuale che dovrà poi essere valutata dal giudice se non si trovano d'accordo alle spese che sono tenute a fare. Ad esempio, se è stato fissato il ristorante, faccio degli esempi, se è stato fissato il viaggio, quindi la signora avrà diritto nei confronti del fidanzato, diciamo che in questo caso l'ha tradita, avrà diritto ad avere un rimborso delle spese che ha sostenuto, che deve sostenere, che solitamente viene stabilito dal giudice. Per quanto riguarda la restituzione dei regali, solitamente se sono regali di valore, come potrebbe essere gioiello o altro, allora questi devono essere restituiti reciprocamente. Ecco, pensa a quanto sia impegnativo il suo lavoro, la sua professione, avvocato, perché deve conciliare non soltanto aspetti strettamente giuridici, ma se vogliamo aspetti di carattere etico anche. Sicuramente. E psicologico, perché c'è una forte componente psicologica. Sicuramente, infatti io consiglio sempre, Luca, di quando appunto vengono delle coppie o chi si vuole separare, prima di fare un percorso di mediazione familiare, di cercare di capire i motivi per i quali, motivi veri per cui si arriva alla separazione e di vedere se è possibile rimettere insieme questa coppia, perché io cerco di ascoltare, però il lavoro dell'avvocato non può essere lo psicologo, quindi si cerca di essere comprensivi e di ascoltare, però non siamo in grado di poter rimettere insieme una coppia se non c'è poi proprio la volontà. Ecco, una normativa, abbiamo detto, piuttosto complessa e comunque in costante evoluzione. Bene, possiamo terminare qui allora la prima parte di questo nostro appuntamento di linea diretta con l'avvocato Rossella Angiolini. Un breve intermezzo dalla regia e poi ci ritroviamo in studio per la seconda parte. Capitato, sai.